Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in un video speciale, signori, perché sì, la Plarium di tanto in tanto ha l'abitudine di creare dei contest che mettano i creatori di contenuti l'uno contro l'altro. E visto che abbiamo una nuova Roccaforte Evento, quale occasione per poterlo fare, no? Quindi dovevamo partecipare ad una sfida insieme a tutti gli altri creator, quantomeno quelli che hanno deciso di partecipare. Ma prima andiamo con la sigla e poi vi spiego tutto per filo e per segno. Come già detto, il nuovo contest riguarda proprio la Roccaforte Evento, quella aperta in questi giorni e che vede Odino quale boss. Sono 30 piani e noi dovevamo creare dei team in grado di affrontare tutti questi piani, dal primo fino al livello 30, senza morire, si spera, e senza utilizzare dei campioni specifici, vale a dire Armanz, Profetessa e Gnoth, che rappresentano, almeno secondo la Plarium, alcuni tra i campioni meta per affrontare questa roccaforte con semplicità, mettiamola così. Avevamo la possibilità di cambiare al massimo tre volte il nostro team o la configurazione del nostro team, e inoltre non avevamo la possibilità di recuperare eventuali run andate così così. Un motivo molto semplice, signori. È ovvio che dovevamo vincere, ma dovevamo vincere anche con dei tempi competitivi, perché è proprio nella durata totale delle varie run che si andrà a stabilire il vincitore di questo contest. E che cosa si vince, signori? Beh, allora, se arrivi primo, una valanga di roba molto simpatica, atomi, leggendari, energia, un sacco di roba simpatiche, ma a noi interessava il premio per la partecipazione, perché da buoni italiani, insomma, già il fatto di giocare va bene. E il premio di consolazione, chiamiamolo così, oltre a comunque un po' di roba varia, era l'avatar di Odino. E sì, io mi sono illuminato quando mi hanno detto che uno dei premi sarebbe stato l'avatar di Odino. E se all'inizio ero un po' scettico sul voler partecipare oppure no a questa cosa, dopo ho detto: sai che c'è? Sentiamo che cosa ha da dire Urkon in proposito. E quindi, signori, questa è la storia editata e accelerata di come abbiamo sconfitto ogni singolo livello di questa roccaforte, partendo dal piano 1 fino al piano 30, senza mai fallire nel minor tempo possibile. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Allora, io direi che il nostro l'abbiamo fatto, è stato molto divertente.
è un po' dispendioso dal punto di vista delle risorse, ma molto molto divertente. Però, se vi ricordate, all'inizio del video io avevo specificato che questa cosa poteva riguardare anche voi. E adesso ne parliamo con molta calma. Come avete capito, abbiamo affrontato una challenge il cui obiettivo era quello di partire dal livello 1 della nuova roccaforte per arrivare fino al livello 30 senza usare Profetessa, Armanth e il nostro caro amato Gnut. Se anche voi siete in grado di fare una cosa simile, non dovete fare altro che registrare una run nello stesso modo in cui l'abbiamo fatta noi, quindi fate un video in cui partite dalla fase 1 arrivando fino alla fase 30 completata senza utilizzare i campioni che abbiamo indicato e senza tagli, e avrete la possibilità di partecipare anche voi ad una estrazione. Come vi ho detto prima, una delle possibilità, no, del partecipare a questo contest era ottenere l'avatar di Odino, e questa è l'unica occasione nella storia di Raid per ottenerlo. Non ce ne saranno altre, quindi se volete fregiarvi di un avatar unico e irripetibile, provate, se volete, anche voi a partecipare a questa challenge. Come dovete fare? È molto molto semplice. Dopo la fine di questo video potete cimentarvi in questa storia e avrete tempo fino al giorno 13 di settembre per fornirci il vostro link relativo, insomma, alla registrazione. Lo caricate su YouTube in formato privato, mandate il link e nella sezione evento che creeremo apposta su Discord per questa cosa qui, noi avremo la possibilità di un paio di giorni, insomma, per valutare se siete stati bravi, avete fatto il vostro dovere senza barare, e se così è parteciperete all'estrazione, perché sì, soltanto 5 persone avranno la possibilità di ottenere i premi e l'avatar, e noi vogliamo essere il più meritocratici possibile. A determinare il vincitore sarà il tempo che farete nella fase 30. Il più veloce, o i 5 più veloci, portano a casa l'intero jackpot, signori, vale a dire le risorse che Plarium ci fornisce attraverso il giveaway e il già citato avatar in questione. Ovviamente noi abbiamo riassunto le regole, sono un po' più ampie, quindi ci tengo a farvele vedere in sovraschermo. Nel momento in cui ci portate un link che rimanda a un video dove tutte queste cose sono state fatte nel modo corretto, beh, benvenuto Odino quale avatar nel vostro account. Ovviamente non avete bisogno di un canale se volete caricare i vostri video su YouTube, può farlo chiunque, ricordatevi però di caricarli in modalità privata, in questo modo non darete idea a qualche altro utente, insomma, su come affrontarla, perché l'importante è portare a casa la pagnotta e bisogna farsi furbi, quindi fate proprio questo, caricate il video su YouTube in modalità privata, mandate il link nella sezione in questione e siete a posto. Buona fortuna, signori! Se vi siete persi qualche dettaglio di quanto detto finora, mi rendo conto che sono parecchie cose, beh, non dovete fare altro che visitare la sezione descrizione di questo video e trovate tutto ciò che vi serve. Detto questo, come sempre, questo è Bradipo Furioso. Siate furiosi, ma rimanete bradipi! E questa è la maxi storia di come la mia squadra è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita. Seduto su due zoccoli qui con te, ti parlerò di Marius, il super figo di Teler. Spaccando il ragno con gli amici sono cresciuto, me la sono spassata, wow che fisso, ogni minuto le mie toste giornate filavano così, tra una run dallo Shogun e una dal Devil. Poi la mia lancia volata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Odino si impallò, fece una trottola di me e la squadra preoccupata disse: come la ammazzem? L'ho pregata, scongiurata, ma Farfozze vuole che vada, ma hanno fatto le valigie, hanno detto vai per la tua strada. Dopo 500 run non riuscivo più a nitrire, con lo scudo sulle spalle ho detto qua meglio sgommare. 30 piani? Ma è uno sballo, c'è Gregor, Valkyria e anche un Turbol di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Teler per me, poi tanto male non è. Ho piallato i piani bassi col mio colpo collaudato, come in bronzo uno mi sentivo gasato. Un farm in tutto nuovo sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Teler! Oh, che sventola di drop, mi sento già straricco. L'equip di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente nel roster, chi c'è?
lo stallone Marius, il galante di Tla.